E mentre la Open Arms si trova davanti al porto di Lampedusa in attesa di una redistribuzione europea, ma sembrerebbe che ci sia, ci siano 6 paesi che hanno dato la disponibilità a prendere tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms e anche quelli che sono scesi per precarie condizioni psicofisiche, arriva un'altra ONG, proprio a poche distanze da Lampedusa, un'altra ONG e ormai in prossimità delle acque territoriali italiane, a poche miglia dalle Pelagie. Si tratta della Ocean Viking, imbarcazione di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, che in questo momento si trova tra Malta e Lampedusa con a bordo 356 migranti recuperati in diverse operazioni di soccorso a poche miglia dalla Libia. Tra loro anche 103 bambini, addirittura 103 bambini, solo 11 dei quali accompagnati da un genitore o parenti. Questi bambini, molti dei quali sono fuggiti da violenze, conflitti e atrocità impensabili, hanno diritto di essere salvati e protetti, ha detto Afsah Khan, direttore generale UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale, a differenza della Open Arms, che è riuscita ad entrare in acque territoriali italiane dopo la decisione del TAR di sospendere il divieto d'ingresso imposto dal governo italiano. Per la Ocean Viking tutto rimane fermo e la nave staziona ancora in acque internazionali. Anche in questo caso la Commissione europea è pronta a sostenere operativamente e finanziariamente la soluzione che i governi vorranno mettere in campo, ha ribadito il portavoce della Commissione. Nel frattempo, invitiamo gli Stati membri a facilitare e compiere progressi su soluzioni temporanee per quanto riguarda la Open Arms e altre imbarcazioni ancora in mare con a bordo migranti, come la Ocean Viking. Quindi un totale di 500 migranti. Sembrerebbe perché la Open Arms ci sia già una redistribuzione, ma ancora non è stata autorizzata la discesa di queste persone. Non si capisce in quanto, se ci sarebbe la redistribuzione, dovrebbero essere fatti sbarcare e redistribuiti. Intanto la Commissione europea conferma che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, addirittura la Romania e Spagna hanno dato disponibilità ad accogliere i 147 migranti a bordo della Open Arms. E dalla Germania arriva la disponibilità a formare una nuova missione, come quella Sofia, che non esiste più. E dicono: abbiamo partecipato a questa missione con convinzione, noi accoglieremo positivamente un altro mandato, se vi sarà l'accordo, dice il portavoce tedesco Stefan Seibert, che conferma l'interesse della Germania per fare una nuova missione per il soccorso in Mediterraneo sul modello dell'operazione Sofia. Un'operazione che, ha aggiunto Seibert, che la Germania non avrebbe voluto sospendere. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.